Si è svolta il 28 febbraio sulla pista Napoli della Remogna la prima edizione della Coppa Valleverde, gara di slalom gigante per disabili, a cura dell'Associazione Sci Handicap Abruzzo, in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pro Wolf. La gara era stata fissata inizialmente per il 3 febbraio nell'ambito di una serie di corsi organizzati dalla stessa associazione, ma quel giorno una bufera fece rinviare la gara al 24, giorno però con una visibilità non perfetta in quella zona. Gara perciò di nuovo rinviata al 28. E certo le sfortunate condizioni meteorologiche delle due volte precedenti non potevano colpire ancora e così finalmente giovedì scorso la gara ha avuto luogo. Un po' di foschia ha caratterizzato la prima manche, mentre per la seconda le nuvole hanno lasciato spazio a un sole intenso. Un sole che ha accompagnato anche il dopogara. A causa di questo doppio rinvio, non tutti i partecipanti iscritti la prima volta hanno potuto confermare la loro presenza, oltretutto in un giorno feriale. Comunque la giornata è trascorsa davvero piacevolmente in un ambiente caloroso, grazie anche all'accoglienza della baita Valleverde che ha organizzato la premiazione e il ristoro al termine della gara, entrambi fatti all'aperto per approfittare dello splendido sole tornato a riscaldare la giornata. Hanno contribuito alla distribuzione di pacchi regalo a tutti i partecipanti l'Emporio Remogna di Valli del Castello, Cioccolateria di Gio di Roccaraso, l'azienda Sambucoli in Piso, prodotti tipici di Roccaraso, Pingue Fattoria di Sulmona, Gisa Distribuzione, Panella, Pan dell'Orso, Pasta de Cecco, Saquella Caffè. Insomma, grande spirito di solidarietà per un'iniziativa lodevole, come tutte quelle promosse dallo Sci Handicap Abruzzo. Questa associazione no profit è nata nel luglio del 2005 per favorire attività sportive di integrazione sociale e riabilitative rivolte ai soci e ai soggetti con handicap fisico attraverso la pratica dello sci alpino. I soci fondatori hanno un trascorso di vita sportiva ed in particolare nel mondo dello sci alpino per disabili e della montagna. L'associazione ha lo scopo solidaristico di favorire lo sviluppo delle attività motorie, di integrazione sociale e riabilitative rivolte a soggetti portatori di handicap, nonché attività culturali e di tempo libero, sensibilizzazione alle pari opportunità, organizzazione di eventi, divulgazione di materiale informativo, assistenza e servizi. I momenti di visibilità della vita associativa sono principalmente occasione di sensibilizzazione e di coinvolgimento in piena interazione con le altre realtà, espressione del mondo del volontariato, presenti nel territorio, con particolare attenzione all'ambito montano dove operativamente si espletano le attività sociali dell'associazione. E dunque, grande gioia da parte dei partecipanti, dei volontari, dei sostenitori, degli sponsor, degli organizzatori per una giornata che ha regalato sorprese, sorrisi e abbracci.
Esprimono soddisfazione i protagonisti di questa esperienza straordinaria che certamente si ripeterà in futuro. Siamo molto soddisfatti noi dell'Associazione Scientifica Abruzzo perché siamo costituiti nel 2005, operiamo qui nel comprensorio dell'Alto Sangro e oggi abbiamo fatto questa prima garetta per far vedere che lo sport per disabili può essere anche agonistico. Credo sia riuscito benissimo, partecipanti non molti perché ovviamente gente che lavora durante la settimana abbiamo avuto qualche problema, ma il prossimo anno pensiamo di fare qualcosa di importante. E grazie alla gestione degli impianti perché sono veramente disponibilissimi. La gara è stata molto interessante perché siamo partiti con la nebbia subito con poca visibilità, poi dopo finalmente si è aperto e possiamo ammirare le bellezze di questo comprensorio dove vengo da svariati anni a sciare insieme al mio amico Pietro che con l'associazione lavora sul territorio. Ciao, siamo qua oggi, finalmente siamo riusciti a fare questa gara, a portarla a termine. Peccato che eravamo non tantissimi, comunque una cosa, sono soddisfatto perché le due manche sono andate molto, molto, molto bene. Vediamo adesso, vedremo i tempi e vediamo chi ha vinto questa gara. Ciao, alla prossima! Questo è il mondo del sorriso, dell'allegria, della felicità.